Buongiorno, oggi inizia ufficialmente una prova di Weekly World, di Weekly Vlog. Vi faccio vedere anche gli occhiali, fanno un po' di riflesso. Questi occhiali li avete visti su Instagram e sulle stories, vi sono piaciuti tantissimo, vi lascio il link qua sotto, mi sono stati mandati da Firmo e li ho fatti anche graduare. Io ho scelto questa montatura e niente, sono arrivati in pochissimi giorni, tipo 5 giorni col corriere. Quindi ecco, se vi interessa vi lascio qui sotto tutti i link e non so se c'è qualche codice sconto, in caso ve lo lascio qua, questo me li tolgo, se no non vedete una cippa lì. E niente, quindi adesso vado a truccarmi, ci vediamo Io ho dopo. girato, voi sicuramente già l'avrete visto, sto facendo la prova, scusate il casino, vi arriva tutta la luce, della Hydra Mist di Becca, che è quella cipria effetto bagnato. Quindi abbiamo iniziato adesso il video e poi lo concluderò, madonna che capelli, lo concluderò poi in giornata. E niente, quindi adesso vedo che fare. Buongiorno, naturalmente inizio il cane abbaia. Io sto per fare colazione, sono quasi le 10, sono sveglia da un po' e sto guardando un video di Eleonora. Ciao Ele. Qui abbiamo due impiccioni. Come va? Tutto a posto? E adesso ho mangiato i miei datteri. Questi sono di Lidl, me ne mancano altri 4. Non ce la faremo mai. Comunque me ne mangio alle 10 altri due e poi alle 10 e mezza altri due. Praticamente ne mangio. In teoria avrei dovuto precomprare una varietà che non sono questi. Questi sono quelli israeliani. Sono tunisini. C'è un'altra varietà che adesso non mi ricordo che mi aveva scritto, però non li trovavo. Quindi c'era scritto di quelli grandi di mangiarne solo uno, diciamo, mentre se si prendeva la varietà più piccola di prenderne due. E praticamente io adesso vado in palestra alle 10 e beh, diciamo alle 10 e mezza. Faccio 40 minuti da pirulan e poi subito dopo attacco la lezione di calisthenics. Quindi mi faccio oggi devo fare verticali, piegamenti e addominali. E quindi faccio tutto insieme, poi vado direttamente a pranzo da nonna. E quindi attacco alle 10 e mezza la palestra, quindi devo mangiarne gli ultimi due o uno, dipende dalla varietà, mezz'ora prima, quindi alle 10 adesso. Altri due, uno alle 9 e mezza, alle 9 e alle 8 e mezza. Praticamente mezz'ora lasciando libera la mezz'ora prima della palestra, spero di essermi spiegata. Ce la posso fare. E adesso sto facendo anche colazione, mi sono preparata, adesso ve lo faccio vedere. Mi sono preparata il porridge, sono 50, non si vede niente, 50 grammi di avena con latte d'avena, una pera, la cannella e un cucchiaino di miele. Quindi lo sto facendo freddare un attimo perché era bollente. E niente, quindi adesso mangio. Mi sono già messa il top da palestra. Ce la possiamo fare. Sono le 4 e un quarto, non è sera, solo che il tempo è un po' strano. Anni, vabbè, questa è la camera del disagio. Tempo. Mi è appena arrivato dal sito mybeauty.it, cercatelo perché anche chi non ha dei social, insomma, tipo YouTube, eccetera, può partecipare a di domande, di sondaggio e poi se si viene scelti sia dall'azienda che dal sito vi inviano il prodotto da provare e poi fate la recensione sul sito. E sono stata scelta per questo fondotinta, sono molto contenta di averlo ricevuto sinceramente, che è di Lancome, il Tinted Doll Ultra Wear. Sul viso, adesso l'ho messo proprio così alla veloce giusto per provarlo, sul viso non mi dispiace, quindi vabbè, adesso poi l'ho messo così perché ero curiosa. E niente, quindi adesso andiamo a fare un po' di spesa che ci servono acqua e beni primari, acqua cartigenica e sabbietta per i gatti, quindi sì, diciamo che sono quelle cose che ci servono. E niente, quindi a dopo. Già in preparazione cena, oggi facciamo broccoli. E dopo vi faccio vedere anche l'insalata di mare che però faccio io, cioè la faccio io. Ho già preso quella comprata, però poi la sciacquo, la faccio ribollire, così si toglie tutto quello che ci hanno messo. Magari viene un po' più light. Corrado invece? Ti mangia? Una piadina. E i broccoli no, perché mi sa che non ti piacciono. Buongiorno ragazzi, oggi è giovedì, ho saltato direttamente un giorno, ma perché è mattina, sono tipo le 9, e perché ieri non ho fatto un granché, sono andata a Roma la mattina e poi nel pomeriggio sono andata a fare uno scanner per mandare i documenti per l'esame, perché a novembre riproviamo l'esame di stato per l'iscrizione a psicologia, quindi adesso mi metto a studiare, visto che è presto, sembra che mi sono svegliata ora, in verità no, sono svegliata alle 7. Però io fino all'ora di pranzo sono in queste condizioni. Ieri sono andata dal cinese a comprare le cose volevo fare un video di Halloween, ho visto un video che mi piaceva. E mi servivano delle unghie finte
e vabbè, il solito sangue finto. Quindi penso che mi proverò a farlo ora. Mi fa male tutto. Ieri siamo andati a Paul. Ieri sera ho lezione dalle 8 alle 10. Mi fa male tutto quanto. Qui c'è Raja. Raja. Amore. Ciao Tovino. Ma buongiorno. Ma buongiorno Tovino di mamma. La mattina siamo coccolosi. E poi non vi ho fatto mai vedere questa maglietta che mi ha fatto la mia amica. Vi lascio il link alla sua pagina, ecco, niente. È una maglietta nera, ha fatto questa stampa personalizzata. Aspettate che gli ho chiesto io. Aspettate, praticamente è con i tre gatti. Niente, con i tre gatti. C'è qui Raja, che vi giuro è uguale. Poi c'è Jaeger, che è quello più rosso. E poi c'è anche Princess, che è la cicciona, è anche l'unica femminuccia. E niente, noi siamo così, la mattina siamo in vena di coccole, vero? Video girato, montato, messo in programmazione, cioè lo devo mettere in programmazione per stasera. E ho editato la foto che metterò sempre stasera, voi avrete già visto tutto quando sarà online questo weekly. E mi sono fatta una doccia, anche se poi dopo dovrei andare a fare i capelli, me li sono lavati perché mi sono messa in nero fino a qua, quindi non mi andava di andare in giro così. E ho messo questa maglietta che ho preso da... maglietta, vabbè, scusate le tette, aspettate. Questa copri maglietta, beh appunto questa maglietta se vi piace è di Calliope ed è così, tutta trasparente, di quelle che piacciono a me con tutte queste perline, sotto ci ho messo una canottiera, poi c'ho pantaloni neri e scarpe da ginnastica, vabbè, e non mi trucco adesso, se mi trucco nel pomeriggio perché adesso ho messo, mi sono struccata tutto quanto, però ho messo un po' di olio, quello il Coco Gold, per idratare un po' la pelle che la sentivo un po' tirare. E niente, quindi adesso fra poco vado a pranzo da nonna. Oggi uova sode, insalata. Buonasera, è sempre mercoledì sera. No, che giorno? Oggi è giovedì, scusate. Ho fatto il colore e comunque ho fatto il... Scusate i panni. Ho fatto il nero blu, la tinta della Vella. E, perché poi dovremo applicare, non so quando ma lo faremo, queste. E praticamente... direi che ci siamo, ma non andranno messe solo quelle, ma anche verdi, naturalmente. Quindi abbiamo fatto questa tinta, però l'abbiamo tenuta molto poco, in modo che appunto rimanesse il blu. E ci ha detto bene, perché effettivamente, di solito io già l'ho fatta il nero blu, ma era sempre nero con qualche riflesso blu. L'abbiamo tenuta dietro 20 minuti, davanti circa una 10-15 minuti massimo, e poi abbiamo sciacquato tutto. Bellissimi, con la luce del sole sono meglio. E niente, quindi adesso poi vi faccio vedere, mi sto provando a fare una vellutata di zucca e carote, perché stasera mangio da sola a casa e quindi volevo fare un esperimento, e nonna aveva la zucca loro dell'orto e quindi me ne sono presa un po', me la sono rubata e così provo a farla adesso, poi vi fa, se viene una cosa decente ve la faccio vedere, non prometto. Eccola qua, scusate la luce ma qui in sala è un po' buio. So che non è bellissimo da vedere, però l'ho assaggiata ed è buona. Ci ho messo una carota e tre fettine di zucca, la cipolla e acqua. L'ho fatta cuocere un bel po', non sono riuscita a tritarla bene perché ho il mini primer che non è buonissimo, devo comprarne un altro. E poi ho fatto in padella questo qui che vedete, tempe, perché lo dovevo finire e poi non sapevo che altro mangiarmi, perché oggi posso mangiare le proteine mentre domani il giorno solamente frutta e verdura, quindi mi sono detta meglio che mangio, anche perché domani mattina devo fare l'analisi, quindi magari mangio qualcosa in meglio, anche se non ho molta fame. E adesso vediamo come ci sta insieme. È abbastanza croccante il tempo, quindi non mi dispiace. Buongiorno, oggi è venerdì, sono le 10:30, io sono andata a fare il prelievo, sono molto fiera di me perché sono stata molto brava, peggio dei ragazzini. Mi ha fatto un buchino qui ma neanche si vede, lei è stata molto brava, io non ho guardato perché erano un sacco di provette sta cosa. Cioè, fate conto che io quando ero più piccola mi mettevano l'ago, anche se, devo ammettere, non sentivo niente, cioè non sentivo dolore, ma svenivo, ma proprio pum pum. Cioè, svenivo per qualsiasi cosa. Una volta mi sono lussata il mignolo, perché come una... No, vi racconto questa, se non ve l'ho mai detta, come una cretina. Io non mi ero mai lussata niente, cioè avevo tipo... Era il periodo delle medie. Come una cretina, all'epoca io facevo hip hop e ero a casa, mi ricordo, quella sera, sola con mamma, papà non c'era, andata a cena fuori con degli amici, credo, e gli faccio, mamma ti faccio vedere quello che ho fatto oggi è hip hop. Mi metto lì a fargli vedere questa cosa da per terra, ero già bella, cioè sono sempre stata bella robusta, non mai stata magra,
E praticamente ho fatto un movimento sbagliato, la mano questa qui era per terra e io sono caduta sopra al mignolo, cioè tutto il mio peso, che non era poco, è andato sul mio mignolo, quindi me lo sono lussato. Il giorno dopo era sera, quindi la mattina dopo mi sono svegliata, mi faceva un male terribile, era un dito tanto così, io all'epoca andavo ancora a scuola il sabato, quindi poi mi hanno portato a fare la lastra, con papà tutto a posto, ho fatto la lastra, perché mamma lavorava il sabato, papà invece no, e quando poi sono andata a fare i controlli, quindi non mi ricordo, io puntualmente mi sedevo sul lettino del medico per farmi vedere il dito, la fasciatura e tutto quanto, pum, svenivo, cioè, ma non così, si vede che m'agitavo, non so, è un pochino sono riuscita a limarla sta cosa, mo svengo molto meno, ma molto, cioè tipo sul treno quando andavo all'università troppa gente, pum, pum, per te. E non vi dico i prelievi che sono riuscita a creare negli anni, cioè che poi non è che dicevo, che mi lamentavo, stavo zitta e svenivo direttamente. Quindi oggi sono andata da sola perché giustamente nessuno mi poteva accompagnare stamattina e sono stata brava, sono stata molto orgogliosa di me perché ce l'ho fatta, ho fatto tutto un prelievo da sola, quindi dai, e vabbè, stupidaggine, mi sono felice per delle cose stupide. Adesso una cosa importante, mi sono truccata, ho fatto anche il video perché è una prova di un prodotto, quindi voi l'avrete già visto sicuramente. Adesso arriva una parte difficile di questa giornata, prendere Raja, il gatto nero, ficcarlo dentro al trasportino e portarlo dal veterinario per prendere appuntamento e fare l'operazioncina che deve fare perché ormai sta diventando grande. E quindi adesso ci proviamo. Amore. Bravo. Madonna Raja, come sei bravo! Tiè, perfetto! Operazione compiuta! Siamo stati al centro commerciale, abbiamo fatto dei giretti e vabbè, dobbiamo fare un regalo che non vi farò vedere. Da Tiger abbiamo preso un nuovo timer perché quello che avevo si era rotto e ne ho preso uno proprio piccolino giusto per... Sobrio! È bellissimo! No, mi piaceva più quello con... però erano troppo grandi, questo invece è piccolo. Vabbè, un timer che vediamo, adesso lo metto a... Che durerà sennò un mese. È carino, lo metto qua. Quello... Poi ho preso un bicchiere di questi qua, perché c'era un teschio e mi piaceva troppo. E quindi che fai, non te lo prendi? Intanto questo lo romperò alla prima tisana calda che mi farò. Già lo so. E poi l'ultima cosa che ci girava intorno già dall'ultima volta che sono andata da Tiger, poi alla fine mi sono decisa. A parte la carta è bellissima, ho preso questo coso qui. Che è meravigliosamente bello, un soprammobile che adesso dovrò capire dove posizionare. Lo so, ma questo era troppo bello. E ultima cosa, perché oggi sto facendo la giornata di magro, si chiama, cioè che non mangio proteine, quindi sto mangiando solo verdura. E quindi mi sono comprata questo da Casanova, l'ho trovato. È uno spiralizzatore. Questo si chiama, è proprio del marchio Casanova, Veg Twist, creatività in cucina. Pagato 14,90€ invece che non so quanto, vabbè, lì sapete, stanno sempre le cose in sconto. Allora, dovrebbe esserci all'interno questo aggeggio qua e 4 tipi di lame per fare diverse. Non lo voglio sapere. Queste qua. Quindi, praticamente, voi mettete qui, in questo caso stasera faremo una zucchina. Suona! Funziona il timer. E metterò la zucchina qua praticamente, qui poi ci vanno le lame credo, qui vanno le lame e poi dovrebbe uscire la, cioè voi fate questo e dovrebbe uscire. Buonasera, mamma mia, perdonate le condizioni, è domenica sera, ho saltato direttamente un giorno di vlog, ma perché, scusate perché questo c'è il riflesso, ma perché ieri siamo stati a casa, che era sabato, abbiamo pulito casa, non abbiamo fatto cose molto divertenti, la sera siamo andati a mangiare fuori, perché era la sera che mangiavo la carne, quindi siamo andati fuori, ho mangiato una tagliata, e adesso sta piovendo. Perfetto, e niente, siamo già a casa, adesso sono quasi le 8, sto preparando la cena, mi sto preparando un filetto di salmone al forno e niente, poi stasera a casa perché ci sono le iene. Questa, beh, è una prova di vlog, non faccio molto durante la giornata, quindi ecco, non vi aspettate grosse cose. Mi sono dimenticata di farvi vedere come funziona lo spiralizzatore, quindi il prossimo weekly, e ho pensato più che altro che baserò questi weekly sia per tenermi un po' di compagnia, ma anche magari per farvi vedere insieme le cose che mangio e magari scambiarci qualche ricettina interessante.
quindi pensate una cosa del genere. Poi vediamo come evolvono naturalmente. Sentite come piove. E scusate per questo weekly non ben riuscito. Se siete arrivati fino alla fine, fatemi sapere come vi sembra l'idea di, diciamo, basarlo un pochino più su questo lato. E altrimenti poi naturalmente se ho qualcosa da dirvi o qualcosa di cui vi voglio parlare, chiacchierare, poi sarà anche quello naturalmente.